Sei sicura di voler registrare oggi il video? Brufolo, capelli un po' grigi, forse è meglio che stai girato da una parte così non si vede quel lato, ma anche di qui non è che siamo messi tanto meglio. Il sole va e viene. Sei sicura che vuoi girarlo adesso? Devi anche uscire, sei sempre in ritardo. Va bene. Ciao a tutti. E bentrovati sul mio canale. In questo video voglio parlarvi di altri ombretti liquidi. Non siamo ancora al top, sto lasciando per ultimissimi quelli che mi piacciono di più. Sarà l'ultimo video che farò a breve. Oggi volevo parlarvi di questi altri che ho comprato. Allora, prima di tutto, Collistar Magico Ombretto. Ve l'avevo già fatti vedere in un video in cui vi mostravo i miei acquisti sul sito delle profumerie Douglas. Io ho il color nudo e il color chiffon. Adesso vi faccio vedere come sono. Se riesco a fare uno sbuccino. Potevo farli prima, no? Senza perdere tempo. Avete ragione. Oggi sono tutta sfasata. Ho pensato non so quanto tempo se registrare questo video. Mi sono decisa e naturalmente adesso che praticamente devo uscire, questa è la mia caratteristica di fare le cose sempre all'ultimo di corsa. Eccoli qua. Bello questo swatch, eh? Brava, complimenti. Quindi questo è il nudo e questo è il color chiffon che è un rosa. In effetti si vede già quello che vi voglio dire, è già molto chiaro. Perché questo color chiffon non si vede, praticamente non si vede, scompare, lo sfumate e scompare. A meno che non abbiate una pelle proprio bianca, bianca, allora magari si nota qualcosa, ma su di me che sono abbastanza scura, non si vede assolutamente. Dovrebbe avere un effetto brillante, un pochino perlato, ma non si vede niente. Questo invece, che è il color nudo, ecco, questo già è un pochino più coprente, però anche lui, una volta che lo sfumate, a me non piace l'effetto che dà. Poi bisogna dosare la quantità giusta, perché se ne si mette troppo, fa un po' un pasticcio, va dappertutto. Quindi è proprio difficile da ottenere un effetto decente. Poi a me va nelle pieghette in praticamente 5 minuti. L'ho provato anche con il primer, magari dura qualche minutino in più, ma comunque non resiste. Sulla mia palpebra oleosa non resiste assolutamente. È un effetto che non mi piace, ma neanche come base. Tra l'altro quando lo strucco fa tutti i pallini. Quindi comincio a struccarlo, mi trovo dei pallini sul viso che poi faccio anche fatica a togliere. Quindi per me questi ombretti proprio non valgono il prezzo assolutamente. Costano 18 euro. Che bello lo stato di oggi. Vabbè, costano 18 euro, quindi un po' meno di altri ombretti di questo genere, però secondo me non vale proprio la pena di acquistarli. Sconsigliati sicuramente. Poi vi parlo di questo invece. Questo è il Full Metal Shadow di Yves Saint Laurent. Sono usciti 10 colori. Io ho comprato questo che è lo Steamy Coral ed è un colore bronzo con un po' di arancione, perché effettivamente poi una volta applicato l'arancione viene fuori, si vede un corallo arancione, si vede. Il costo di questo è 30,90 euro, ve lo dico subito che è più decisamente un prezzo alto di alta profumeria. Facciamo che lo faccio da questa parte, se no alla fine non si capisce più niente. Allora, questo ce l'ho da non so da quanto, un paio di mesi, non da tantissimo. Però l'ho già usato più volte e ho anche
L'impressione è che stia già seccando. La durata dovrebbe essere di 6 mesi, come tutti questi generi. Eccolo qua. Questo è. Non l'ho ancora ben capito, a dire la verità. Pur avendolo usato più volte. Proviamo a sfumarlo. Pur avendolo usato più volte con primer, senza primer, in giornate calde, giornate meno calde, quindi un po' in tutte le situazioni, non ho ancora capito bene, non saprei dire se è buono o se non è buono, non mi soddisfa completamente, però non posso neanche dire che sia un cattivo prodotto, perché comunque lo si può stratificare, quindi si mette, si lascia asciugare, se ne mette ancora un po', si riesce a sfumarlo, anche se anche questo sfumandolo. Comunque si vede meno e la durata quindi con primer senza primer a me comunque dura un po' ma non tantissimo, cioè mi è capitato che mi andasse che sparisse nella piega, ecco, più che andasse nelle pieghe proprio che si formino delle zone in cui non c'è più colore. Questo mi è capitato dopo poco tempo, mi è capitato dopo invece diverse ore, quindi dipende proprio probabilmente da come sono io, dal calore che c'è. Quindi può tenere e non tenere, può essere a lunga tenuta e non, quindi su questo non saprei dire esattamente. Però anche questo costando 30,90 euro, oddio, non so se lo consiglierei, ecco, ad un'amica non so se direi compralo, compralo che è bellissimo. Non sono così convinta che sia un buon prodotto, cioè insomma, non ha una resa soddisfacente al 100%, dipende un po' per questo. Infatti, avrei voluto comprare anche l'argento, il turchese, c'erano degli altri bei colori, però alla fine no, ho deciso di lasciar perdere. Mi sembrava proprio di buttare via dei soldi, quindi niente. Ora passiamo invece a questi ombretti Rimmel. Questi sono gli Scandalize Eye Shadow Paint, ecco per dire il nome esatto. Io ho questi due colori, ovviamente il viola, non potevo lasciare il viola ce l'ho sempre in tutte le salse, in tutti i tipi di trucco, io vado sempre a prendere il viola e l'oro, che è un altro colore che mi piace tantissimo. Questi hanno un prezzo consigliato di 8,90 euro, quindi qua siamo su un prezzo più ragionevole, decisamente abbordabile. E stranamente, questi invece di avere una durata una volta aperti di 6 mesi, durano 24 mesi, quindi mi sembra molto interessante. Quindi un costo contenuto e anche una lunga durata. Quindi se li aprite potete usarli a lungo e non vi si seccano subito. Allora, qua vi dico subito che il viola, purtroppo, anche questo viola non ha una resa particolarmente buona. Non è uniforme quando lo stendete. E poi ha questa base di nero, sembra quasi nero perché sfumandolo. Sembra venire via la parte viola e sembra quasi rimanere un marrone, un colore scuro, che però a me non piace. Cioè non è più viola, rimane un marrone, che quasi sembra nero sulla palpebra. Ha un effetto che a me non piace per niente. L'oro invece lo trovo invece un colore molto, molto, molto bello. L'oro, diciamo che poi ha un. Allora, il colore esattamente è golden bronze, quindi è un bronzo oro. Siamo precisi, eh? Questo è il colore. Questo è quello che ho su oggi, che ho messo. Questo è. Potete metterlo più volte, lascialo asciugare, si asciuga in frettissima, si riesce comunque a sfumare, però si può mettere in più strati, lasciare asciugare e mettere un altro strato e ha una buona durata, finché non lo struccate rimane, questo non va via.
Il colore è bello, metallico, ha questo effetto metallizzato. La consistenza dell'ombretto è bella cremosa, quindi riuscite a gestirlo, riuscite a metterlo dove volete, asciugandosi in fretta, non sporca, la palpebra fissa. Quindi diciamo che dei tre, di queste tre marche di ombretti che vi ho fatto vedere, questa mi sembra sicuramente quella più valida e che costa anche meno. Quindi effettivamente, cioè, vale la pena spendere i soldi per avere un prodotto che somiglia comunque a quelli di brand di lusso, ma appunto senza spendere troppo. Quindi questo assolutamente consigliato. Ancora si trovano in giro, le ho viste ancora nello stand della Rimmel, quindi questo è veramente buono. Avevo provato anche l'argento, ho provato a swatcharlo tempo fa e sì, ricordo che era bello anche l'argento, era un bello uniforme. Ecco, sconsiglio il viola, questo sì, a meno che non riusciate a trovare un modo per metterlo nel modo più corretto. A me non piace, non mi piace l'effetto che dà. Quindi con questo è tutto. Vi aspetto al prossimo video in cui vi parlerò finalmente dei miei ombretti liquidi top, quelli che mi sono piaciuti di più. Ciao!